con Maria Stella Margozzi, direttrice dei Musei Statali di Roma, per presentare la seconda edizione di Mirabilia of Music, la musica apre i musei, a Roma dal 12 al 30 dicembre 2021. Ben trovata! Grazie, ben trovata anche a te. Di cosa si tratta? L'anno scorso abbiamo iniziato questa rassegna proprio di questi tempi, in quanto i musei erano ancora chiusi, e lo scopo era quello di registrare questi eventi musicali e quindi di mandarli poi sui canali social perché si potesse ascoltare la musica e contestualmente vedere gli spazi museali ormai chiusi da mesi. Quest'anno è la prima volta che la rassegna è aperta al pubblico. Quindi ovviamente con tutto il rispetto delle norme anti-Covid, quindi su prenotazione. Iniziamo domenica 12 alle 17 con il Museo Boncompagni, Dimitri Greghi e Spinosa, sassofonista russo, quindi un'esibizione di jazz molto, molto adatta al luogo. Poi martedì 14 passiamo alla Galleria Spada, dove invece continuiamo ad avere l'esibizione di musica barocca quest'anno con il tenore Riccardo Pisani, con Giovanni Bellini che è alla viola, la chitarra barocca. Chiaramente è un concerto proprio pensato proprio per la Galleria Spada, che è questo museo quadreria seicentesca praticamente intatta dai tempi di Bernardino Spada, che era stato il suo proprietario, il proprietario del palazzo e anche un mecenate delle arti. Poi ecco, domenica 19 dicembre alle 20, quindi in serale, al Museo Nazionale Castel Sant'Angelo avremo Mario Brunello al violoncello insieme a Roberto Loreggian, Francesco Galligioni, con un repertorio che parte dal 600 e arriva fino all'800, sempre in sintonia con quelli che sono gli ambienti di Castel Sant'Angelo. Poi martedì 21, sempre in serale, quindi dalle 20, all'auditorium del Museo Nazionale degli Strumenti Musicali a Santa Croce in Gerusalemme, ci sarà invece un piccolo concerto di Natale di musiche dell'inizio del Novecento. Poi faremo dunque domenica 26, mattina alle 12.30 al Santuario Etrusco della Pollo a Veio, sperando che non piova, Raffaele Costantino con la musica black, sempre di matrice jazz, insomma, afroamericana, e in uno spazio veramente suggestivo come quello del piccolo parco di Veio. Infine c'è il Pantheon il 30 dicembre alle 20. Il Pantheon aprirà a un pubblico, in quel caso, ma più folto, in quanto appunto c'è un po' più di capienza, con un progetto che è stato fatto proprio espressamente per il Pantheon, ispirato a questa antica Madonna icona bizantina della Vergine del Bambino, che è presente appunto nei locali della chiesa, che si chiama tradizionalmente Odigitria, e questo progetto è realizzato attraverso canti e danze a cura di Daniele Cipriani con l'Accademia Vocale, il Quartetto d'Archi e vari ballerini, quindi sarà un'esibizione molto completa di musiche e danze. E quindi diciamo che per quest'anno riusciamo a promuovere i nostri luoghi e a dare al pubblico un contenuto, insomma, che vada appunto al di là del monumento, al di là delle opere d'arte figurativa, e che sempre di più nell'ottica del nostro progetto sui musei, quello che condivido insieme a tutti i direttori dei musei statali di Roma, di rendere un po' immersiva l'esperienza dei musei, cioè non solo appunto opere da vedere ma anche opere da sentire, quindi cercando di avere a 360 gradi una dimensione artistica nei luoghi della cultura romani. Per tutti i dettagli, riferimenti web, sia sui siti ovviamente dei vari musei, su quello della Direzione Musei Statali di Roma, Beni Culturali, poi sui social, Facebook, Instagram, su YouTube andranno alcune delle registrazioni dei concerti. C'è anche a disposizione sul sito una bellissima locandina che abbiamo fatto, un bellissimo dépliant, è una locandina che riassume, illustra in modo particolareggiato tutte le esibizioni, tutti i concertisti e tutte le musiche che vengono eseguite.
Seconda edizione di Mirabilia of Music, la musica apre i musei a Roma dal 12 al 30 dicembre 2021. Un saluto e un ringraziamento a Maria Stella Margotti, direttrice dei Musei Statali di Roma. A presto! Grazie, a presto, grazie, ciao.